Ciao, qui riprendi e questo qui è un doveroso video di aggiornamento sul Green Explorer del Topolino. Praticamente oggi finalmente c'è un bel sole e abbiamo visto che la macchinina funziona. Ovviamente, siccome deve trasportare qualcosa e non è una calcolatrice elettrica che fa solo vedere due numeretti, ha bisogno di una buona quantità di energia, quindi è necessario che il sole picchi molto forte proprio sul suo pannello solare. Accendiamola e vediamo un po' come va. Eccola, no, non è un fulmine, ma funziona. Il problema è proprio di energia, se io la metto in terra la macchina non prende più tutto il sole necessario e fa fatica a muoversi. Infatti adesso vediamo le ruote che girano bene, appena mi giro un attimo e finisce in ombra, si ferma. È una questione di energia, avrebbe bisogno di un pannello molto più grosso, ma poveretta probabilmente non saprebbe come portarselo dietro. Però almeno abbiamo visto che funziona. Allora, ci scusiamo perché il video era veramente improvvisato e raffazzonato, ci dispiace, però il punto è che dovevamo assolutamente farlo. Semplicemente ho visto che finalmente è arrivato un bel sole, sono andato sul balcone e ho visto che il motorino funziona. Quindi io credo che lo stesso valga anche per tutte le persone che hanno avuto difficoltà a farla funzionare. Siccome il motore ha bisogno di una certa energia per spostare questo peso, che ci sembra poco, ma tutto è relativo, per il motorino è tanto, è necessario che il sole sia molto forte e deve picchiare direttamente sul pannello. Probabilmente anche per questo che gli omini sono così piccolini, perché un grammo in più sarebbe stato un problema per trasportarli. Comunque sia, il Green Explorer funziona e ne siamo contenti. Fa fatica, ma funziona ed è naturalmente ecologico. Ciao!